in compagnia di Ivano Leo, presidente dell'Associazione Polizia Locale, a margine di questo incontro, nel secondo giorno dei festeggiamenti, in qualche modo del quarto compleanno di Senza Barcode, ed era appunto un convegno sulla Polizia Locale nel dispositivo antiterrorismo, la chiusa ovviamente con un punto interrogativo. Ivano Leo è appunto presidente di questa associazione, a contatto ovviamente con gli operatori di Polizia Locale e quindi a conoscenza un po' di tutta una serie di problematiche, ne ha parlato di parecchie e vorrei un pochino soffermarmi su una che mi è sembrata un aspetto, che mi è sembrato abbastanza emblematico probabilmente dell'assenza di sinergie che spesso si trova in Italia, cioè parlando un po' di corporativismi con le altre polizie e un po' anche certe volte antagonismi che quasi facevano pensare alla possibilità di ostacolarsi nell'unico lavoro che insomma è quella della tutela del cittadino, per quanto riguarda in senso ampio, non tecnico, ordine pubblico ovviamente. Ecco, volevo che ci ripetessi e approfondissi un po' questa cosa, ma veramente ci sono attriti, difficoltà e non agevolazioni nel fare lo stesso tipo di, nel svolgere lo stesso tipo di servizio? Io non li chiamerei attriti, li chiamerei la conseguenza di un sistema sicurezza che non può funzionare, che è obsoleto, che è vecchio, che non è garantista per quanto riguarda poi gli effetti finali. Il perché è logico, abbiamo 7 polizie nazionali in Italia e sicuramente si scontrano, c'è conflitto, è l'unico paese dove si può trovare la pubblicità della Polizia di Stato o negli spot televisivi, e questo fa ridere, fa sorridere, fa pensare. Chiamate me, poi dopo un attimino durante l'altra trasmissione televisiva dice no, chiamate noi, e se state in mare chiamate noi altri. Ecco, io credo che questo sia veramente un gap incredibile, quando noi, voglio dire, soltanto nel 1890 o qualcosa, 1899 credo, insomma, voglio dire, qualcosa come tantissimi, troppi anni fa, in Inghilterra inventarono un numero unico di soccorso. Ecco, voglio dire, noi in Italia lo stiamo ancora sperimentando il numero unico, e dal numero unico abbiamo però tolto le polizie locali, perché ovviamente sono un anello a cui possiamo dire di no e soltanto noi dello Stato possiamo intervenire. Che succede? Succede che quando tu avrai un incidente sulla puntina, per dire, parlare di Roma, e non sai dove ti trovi, perché non sai se è il comune di Ardea, tipo Mezia, o se hai superato il chilometro giusto, e hai un piccolo incidente, farai il 112 e loro non sapranno chi mandarti, se la polizia municipale di Ardea, se la polizia municipale di... Ecco. Tutto questo purtroppo è legato a un sistema corporativo di chi vuole mantenere in seno ad alcuni ministeri o in seno a una propria scrivania, a un proprio potere, certi tipi di interventi. Chiediamolo, poi i nostri telespettatori sapranno meglio interpretare le cose che dico, perché purtroppo in questo paese bisogna lasciare libero arbitrio a ogni pensiero. Il mio è questo: le cose intelligenti già sono state fatte, sperimentate in molti paesi, e questo è l'unico paese che garantisce la sicurezza, o forse la non sicurezza, con 7 forze di polizia. Negli altri paesi noi riusciamo a vedere una polizia locale come polizia di primo livello, una polizia nazionale che è la polizia a tutto tondo, e poi c'è la polizia internazionale per quanto riguarda poi tutti gli altri effetti. Noi a questo sistema ci possevamo arrivare soltanto con degli spot che il governo ha inteso fare soltanto accorpando poco più di 6.000 uomini del Corpo Forestale dello Stato e di una polizia quindi civile ad una militare, incontrando 3.000 difficoltà per persone già cresciute e professionalizzate di un'età media tra i 50 anni o qualcosa di più. Io non credo che possa essere questo il sistema che possa condurre poi alle cose da fare. Queste sono le cose da dire, da raccontare, e soprattutto delle balle a cui forse qualcuno può cadere. Le cose fatte con un certo senso e per la voglia di farle funzionare andrebbero fatte davvero in un altro modo. Polizie con chi, cosa e come e quando deve fare. Noi abbiamo soltanto un'unica materia demandata in modo esclusivo alle polizie, ed è quella tributaria, alla Guardia di Finanza. Per tutto il resto siamo in conflitto, e il conflitto non è solo nelle materie. È una concorrenza. Sì, allora la concorrenza va pubblicità. No, ma questa qua è stata una precisazione importante, il fatto che insomma dalla concorrenza, poi questo discorso della pubblicità è veramente sì, è un po' emblematico. Io aggiungerei anche il fatto
delle fiction, cioè ogni corpo c'ha una fiction, c'ha avuto una fiction dedicata. Mi sembra che si cominciò col maresciallo Rocca, che insomma con grande Gigi Proietti, e poi pian piano poi i commissari eccetera, e vabbè. Ma una cosa importante è tornare poi al discorso poi dell'erogazione del servizio. Allora, tu hai accennato all'assenza di un dispositivo di sicurezza, all'importanza del vigile di quartiere e a questo passaggio che appunto anche prima dicevi, polizia locale, nazionale e internazionale, no? Questo come diciamo trasferimento di operatività che potrebbe essere insomma veramente l'esaltazione delle sinergie. Però io volevo chiederti questo, le polizie locali, ecco, tu come vedresti una riforma? Perché sostanzialmente oggi la polizia locale sono tante polizie per ogni comune, tutte polizie diverse. Allora tu pensi che si potrebbe avere un miglioramento con un unico corpo di polizia locale che poi in qualche modo vedrebbe il sindaco di ogni luogo dominus, oppure comunque sia dovrebbero restare a livello comunale? Intanto va detto che per quanto riguarda le ordinanze fatte dai sindaci, voglio dire, è così che l'ha voluta la Costituzione, i nostri padri costituenti. Malgrado le riforme abbiamo continuato e insistiamo su questo tipo di... La Costituzione prevede le guardie dei comuni e delle province e che facciano questo. Adesso, al di là che possono essere anche superati i tempi per cui si può addivenire a un modello nuovo, ma con una riforma costituzionale, quindi, perché dobbiamo partire dalle origini, noi possiamo dire che con quello che abbiamo adesso potremmo lavorare da subito e da domani con qualcuno che abbia la buona volontà di essere un legislatore serio, lontano da altri interessi, potremmo intervenire con i distretti, perché adesso tra le aree metropolitane, le regioni o altro, e soprattutto con la carenza di mezzi e personale, si potrebbe sicuramente ovviare con i distretti. Noi per distretto intendiamo 4-5 comuni geograficamente delineati e giustificati da incombenze, da siti geografici, da popolazione, dal numero di abitanti, quindi da una densità popolativa, una certa organicità. Allora questi... Tu non dai la possibilità di consorziare i comuni, ma crei dei distretti di sicurezza. Nel distretto 1 del Lazio potrebbe appartenere, non so, l'area litorale, no? E allora, se oggi c'è la Sagra del Prosciutto a Pomezia, tanto per dirne una, collaboreranno tutti i comuni e l'Interland, e quando ci sarà la Sagra del Fiasco di Vino ad Ardea, si sposteranno più forze su quel litorale lì. È un modo intelligente, soprattutto per economicizzare e far funzionare le cose. Allora, o creiamo i distretti di sicurezza, dove nel distretto collaborano in Interforce tutte le cose che abbiamo, tutte e 7 più una, perché lì poi rientra anche la capitaneria del porto, quindi va detta la settima, perché anche loro sono forza di polizia, qualcuno la dimentica, e così le cose si fanno. Ma oggi ognuno sciolto per conto proprio, lasciato all'arbitrio di, se hai buona volontà lo fai insieme agli altri, se no chi se ne frega, si entra in competizione. Gioco forza, le carriere, non proprio quelle del comune ma quelle dello Stato, vanno avanti a forza di spot, e chi cerca gli spot non sono davvero né i vigili urbani né la polizia locale né il comune di, sono le forze potenti e prepotenti a volte dello Stato che vengono purtroppo acclamate da alcuni spot che troviamo sulla stampa il giorno dopo. È così che mandiamo avanti un sistema, ed è un sistema che purtroppo è falso, è finto ed ipocrita. E io volevo parlare anche di un'altra cosa. Abbiamo visto insomma le carenze a livello centrale, che sono questa una delle tante, soprattutto con le carenze diciamo di tipo normativo e di attuazioni normative, perché poi ci sono le norme e magari non si fanno applicare, e questo è anche più grave forse. Però volevo poi dare anche un po' una botta oltre che al cerchio, anche alla botte, e volevo chiederti, a parte diciamo le schiume giornalistiche, le assenze a Capodanno, di cui insomma si è parlato anche delle schiume giornalistiche, dell'apertura della scalinata di Piazza di Spagna, dove si dice una cosa, poi dopo in realtà se ne vede un'altra sul video, insomma le schiume giornalistiche ci sono. La mazzetta del vigile che compare poi quando il vigile viene prosciolto, nessuno dice nulla e così via. Ecco, però facendo la scorta di tutto questo, è vero o no che anche all'interno diciamo della polizia municipale, per quanto riguarda Roma, per quanto tu puoi essere a conoscenza, ci sono un po' dei riflessi corporativistici che frenano anche il cambiamento?
perché per esempio, non so, l'inamovibilità. Non parlo poi del reddito accessorio, che quella è una cosa, un tasto terrificante, però anche gli semplici spostamenti, c'è un po' un freno, forse per un riflesso corporativistico o forse anche perché magari c'è una tale assenza di gratificazione che un pochino non si viene incontro al nuovo. No, bisogna raccontarla bene, e io capisco che il pubblico, leggendo un articolo o un titolo, possa anche infervorarsi davanti alla notizia e dice: questi non vogliono essere trasferiti. E ci sta, però io la voglio raccontare tutta e poi dal mio punto di vista, e poi la gente trarrà le proprie conclusioni. Allora, io conosco ad esempio una persona che è bravissima nell'infortunistica stradale. Oggi l'infortunistica stradale non è una materia, è una scienza. È la scienza che tratta il rilievo degli incidenti stradali, che tratta quindi quella che viene denominata, dopo un attimo, scena del crimine, e che tratta l'omicidio stradale. Siamo su una scena del crimine, serve qualcuno bravo. Adesso, se tu mi dici che quello bravo io lo faccio diventare bravo, in quanto tempo? Io ce l'ho uno bravo, per farlo diventare bravo ci metterò un bel po', e poi la chiamerò, oltre alla bravura e alla competenza tratta dai libri, dai testi e dalla scuola, ci sarà anche quella dettata dall'esperienza. Nessuno avrà più questo potere, perché il corpo pretende che l'uomo ogni 5 anni cambi materia. Allora, come faccio a fare io, creare uno specialista, se oggi quello lì bravo a fare il rilievo su un omicidio stradale oggi ha finito il 5º anno e viene battezzato con nuove competenze per un progetto di ufficio edilizio o di ambiente? Non ci sarà più uno. Il pericolo è questo: noi stiamo salvaguardando soltanto alcune professioni, gente che da 20 anni fa una cosa, è brava. E allora, perché, come si può pensare che un poliziotto locale sia potenzialmente corrotto perché rileva gli incidenti stradali, quando un finanziere può fare per 20 anni lo stesso lavoro senza mai essere spostato? Io a questo voglio dire: se il rischio di corruzione è alta, perché ho letto anche dei numeri e leggo sui giornali che la corruzione in questo paese ha un valore di 8 milioni. Ma se sono capace a contare i soldi che sono stati frotti, perché non mi contano anche i corrotti? E soprattutto, perché non me li vanno a pigliare? Perché non è che vogliamo mantenere i corrotti all'interno del corpo? Se ce n'è, tirateli fuori, fate le indagini, fate dei nuclei ispettivi. Perché? La domanda è questa: perché c'era un nucleo ispettivo anni fa al comando e perché è stato soppresso? Rimettiamolo. Un nucleo ispettivo che conta i peli dai dirigenti in giù, perché questo è il conto che va fatto. Per chi ha potere di firma e timbro, poi alla fine non è il soldato, è il generale. È il generale, ogni cosa, a parte da lì il timbro e la firma, ragazzi, non ce l'ha, l'omino per la strada. Allora, se ci sono dei controlli o un nucleo ispettivo, mettiamolo a tutti i livelli, 100 uomini, 2 uomini, uno contro uno, va bene tutto, ma che non si riesca però, e che non possa passare di criminalizzare un'intera categoria quando tutte le altre sono scevre da questo problema. Io non ci sto. Allora, ci sto che questo paese è malato, lo dico, alzo la mano e dico, purtroppo è così, che questo paese ha delle defezioni a livello di informazione, ci sto, ma che la gente sia cretina e credere a tutte queste balle, non ci sto. Allora, dico, approfondiamo l'argomento, facciamolo anche insieme, sono disponibile a collaborare, aperto a tutti i dibattiti, ma le cose non stanno proprio così. Non stanno assolutamente così. Siamo pronti a ogni trasferimento, ma che sia intelligente. Che tu mi trasferisci l'uomo che sta da 20 anni al centralino, ma sei cretino, stai prendendo per il culo i cittadini. E questa è la verità vera. Al centralino nessuno può essere corrotto. Io voglio parlare di un ufficio appalti, là dove si vanno a comprare le macchine, facciamo ruotare quelle persone lì, tra le competenze e tante altre cose. Ci sta, abbiamo comprato milioni e milioni di Peugeot. Andiamo a vedere forse perché, ma sicuramente sarà anche giusto, sarà anche capitolato fatto bene. Ma l'omino che era diventato bravo al codice della strada, che mezza Italia dipende da lui, perché ancora lo chiamano alla sera e alla notte per chiedere un consiglio su cosa fare e come fare, gli hanno cambiato mansione e ufficio e hanno fatto un danno incredibile, irreparabile per l'intero corpo, per l'intera professionalità che abbiamo all'interno. Questo è un guaio ed è un male che non subisce quell'omino là, lo subisce l'intera comunità. Quindi, insomma, praticamente la rotazione e il cambio di mansioni in modo indiscriminato non è premiante, soprattutto per chi certe mansioni ha imparato a farle bene e in modo onesto, salvo prova del contrario, insomma, è questa la tesi. Senti, una cosa volevo rapidamente chiederti, in chiusura non se ne è parlato, ma è anche un aspetto importante di questa professione, e la salute.
ci sono molti di voi che, non tutti, ma molti di voi stanno sulla strada e sono esposti oltre che al traffico eccetera, ma anche allo smog. Ecco, c'è un'incidenza anche di malattie professionali in questo senso superiore ad altre categorie? Sì, purtroppo sì, è rilevante. Ci abbiamo dei dati allarmanti. Purtroppo le malattie ai polmoni, agli occhi che lacrimano e all'udito sono le malattie fortemente rilevate. Ma noi dobbiamo fare i conti con moltissime ingiustizie. Adesso non sto qui a fare problemi sindacali, però per carità, che la gente, noi cerchiamo un minimo di solidarietà delle persone ed è giusto che magari accolgano magari qualche notizia che io racconto vera e poi la possono analizzare tutti. Il decreto Monti ha voluto che la polizia locale non appartenesse più il privilegio, se vogliamo chiamarlo così perché ormai è un privilegio, dell'equo indennizzo. Quando ci facciamo male per la strada, per un'aggressione, perché siamo inciampati, perché qualcuno ha reagito male durante un arresto, durante una perquisizione, durante tanti altri fatti, se ci si fa male noi stiamo a casa e perdiamo lo stipendio, cioè questo non accade neanche a un pizzettaio, con tutto il rispetto per la categoria ovviamente, ma questo soltanto per dirla grunda, per quello che c'è nel pubblico impiego, quello che chiamano i privilegi del pubblico impiego, che sicuramente ce ne sono rispetto a quell'amico pizzettaio, ma che di fatto oggi però nessuno mette a conto che ci sono delle sottrazioni importanti. Parliamo di categoria che è l'unica categoria a cui è stato sottratto una parte dello stipendio. Lo chiamavano salario accessorio, ma il salario accessorio non perché era in più, è perché era demandato ai comuni quel tipo di contrattazione. Dice: io ti do soltanto sta parte, l'altra ve la danno i territori in base al tipo di servizio che fate, tante notti, tanti giorni, perché alcuni comuni non lavorano di notte. Non lavorano neanche i carabinieri di notte a Monteciccardo, provincia di Pesaro Urbino. A Roma sì, e allora c'è una differenziazione. È giusto che il vigile di Roma rispetto a quello di Monteciccardo guadagni un soldo in più perché lavora 7 giorni su 7 e H24. E questa è la differenza del salario accessorio. E se ci facciamo male, stiamo a casa e perdiamo soldi. E oltretutto non abbiamo, ecco, parli con uno che ha dei punti su una mano, tolti soltanto l'altro ieri per un'aggressione fatta durante un arresto, cioè c'era uno cattivo che è stato arrestato, l'arresto è stato convalidato dalla procura, per cui il cattivo è lui, questo è quasi certo, ma lui ha voluto mordere e ti fai male, te ne stai a casa ma non hai un equo indennizzo. Se questo dito era partito e se l'era mangiato totalmente, probabilmente sicuramente non l'avrebbe pagato nessuno, avrei perso addirittura, il rischio è di perdere addirittura il lavoro per non abilità al ruolo. Insomma, ci sono delle cose che non stanno in piedi, perché se sul luogo di incidente interveniamo noi, il 118, i carabinieri, e passa una macchina e poi travolge tutti, alla mia famiglia non arriva nulla, a quella del carabinieri e anche quello del 118 gli arriva l'eco indennizzo, alla mia famiglia non arriva nulla, ma stiamo tutti lì collaborando in quella che tutti chiamano collaborazione per lo stesso scopo: aiutare, lavorare e far presto a fare le cose fatte bene. Eppure in quel momento la vittima vera che si va, perché il decreto Monti ha fatto una riforma che riguardava l'articolo 6 del decreto, un decreto legislativo, decreto Monti, che purtroppo è così infame da escludere dall'equo indennizzo per una mera dimenticanza, ma poi confermata nel tempo e cronica tutt'oggi, che resta così, per cui sono soggetti all'equo indennizzo tutte le polizie, le forze dello Stato, lo dice chiaramente, e le categorie del soccorso, per cui rientra il 118, la Croce Rossa, ma ci sono dimenticati un pezzo, lì ci stiamo noi, e guarda caso eravamo anche i primi a intervenire perché eravamo proprio lì sull'incrocio, no? Beh sì, sono insomma, in questa Italia veramente ci riserva sempre delle sorprese. Non ricordiamo sempre che poi voi avete un contratto come amministrativi, non come forze dell'ordine, e che quasi a momenti vi trovate pure a fare il servizio d'ordine pubblico, ci manca solo questo, insomma, ma in certi casi vi trovate pure. Previsto. Lo facciamo, diciamo che il contratto economico è quello dei comunali, è per questo che reclamiamo, cerchiamo di avere un contratto che preveda certe cosine. Qui è prevista una parte fino al 70% dell'indennità di pubblica sicurezza, che poi adesso è stata insomma inglobata in altre, ma ad esempio per l'indennità di ordine pubblico
c'è da lavorare molto di più. Ma di fatto tutte le domeniche allo stadio cioè l'ordine pubblico, per quanto riguarda la legge di questo Stato, prevede che cos'è l'ordine pubblico? È la collaborazione durante le manifestazioni religiose, sportive o manifestazioni politiche. Allora, escludendo le manifestazioni politiche, dove comunque siamo inclusi, perché a chiudere le strade a destra e a sinistra del corteo dei No Global non ci stanno i carabinieri, ma ci stanno quei disgraziati della polizia locale, e ci stanno, e fa ridere sta roba qua, mentre a 10 metri ci stanno i carabinieri con l'elmetto, lo scudo, il giubbetto antiproiettile, il kalashnikov e quant'altro, ci stanno dei cretini col caschettino e i guantini bianchi. Ma quando volano le bottiglie, volano per tutti. E quando le macchine vengono incendiate allo stadio, vengono incendiate per tutti. Allora voglio dire, siccome poi la delinquenza conosce e riconosce l'anello debole della catena, nessuno è cretino, neanche i delinquenti, si vanno a scegliere ovviamente qualcuno di questi. È per questo che paghiamo pene e pecunie. E a noi ci fa paura rimanere a casa, perché poi comunque vuol dire rimanere a casa per noi significa che non riusciamo a pagare il mutuo, oltre alla gamba che fa male, il gesso da pagare, le terapie e quant'altro. Il problema è che ci viene decurtato lo stipendio. E questo è una cosa grave per un padre o una madre di famiglia che fa questo lavoro. Dice, ma non hai voglia di più far niente? Io sono un ufficiale di questo corpo, fatico a motivare le persone. Di certo non riesci a motivarle davanti a una busta paga, che è quella comunque vuol dire, che, per cui ringraziamo ancora il Dio di questi tempi, per cui non stiamo sputandoci assolutamente sopra. Però di fatto non riuscendo a motivarli con i soldi che sono stati detratti, riusciamo ancora a convincerli quasi sempre a lavorare per un grazie, e questo grazie spesso viene coercito da un'azione dei mass media che lavora avverso, e allora è difficile ancora di più spronare quei pochi giovani che ci sono rimasti, o comunque al mattino dirgli andatevelo a ricavare sto grazie, malgrado tutto, malgrado qualcuno intenda fare della stampa soltanto uno strumento di ricatto con il sindaco che userà l'attacco alla polizia locale ogni mattina per far sì che. Non è possibile, non siamo fatti, non è un corpo di santi, non è un corpo di eroi, è un corpo di uomini e donne, lavoratori e lavoratrici, che a cui piacerebbe tantissimo lavorare veramente in modo serio per la città, ma su compiti, con motivazioni importanti, su cose serie, su cose sensate, e non troppe volte invece demandati a tutt'altro. Adesso, senza approfondire la cosa, ma se avremo magari occasione di parlare di quello che siamo costretti a fare, a volte più di quello che sarebbe giusto fare, poi ognuno può conservare la sua idea, ma ognuno di noi se n'è fatta una propria. Spesso siamo sicuramente utilizzati male, ma non è una scelta propria di ogni singolo individuo. Bene, quindi in attesa, in qualche modo ci auguriamo di una motivazione, di una professionalizzazione maggiore, di una anche specializzazione su certe materie, su certe mansioni. Insomma, si è parlato anche che, insomma, rispetto ad altre polizie vi darebbe anche un maggiore prestigio a essere specializzati nel fare soltanto una singola cosa. Ci stanno togliendo il fatto dei trasferimenti, è quello che ci stanno togliendo. La persona che è diventata brava a rilevare un incidente stradale da 20 anni è brava, ha esperienza, sa usare tutti i mezzi, quelli vecchi, dal gessetto a quello nuovo con una fettuccia elettronica, magari, o quel chissà con quale strumento, per cui è bravo. L'abbiamo messo a fare un altro lavoro, adesso si occupa di ambiente ed edilizia, sta imparando un lavoro a 5 anni della pensione, capito qual è il problema? Non gli va, oltretutto non è neanche incentivato, perché che motivazioni può avere una persona di 60 anni a imparare un altro lavoro? Sì. Queste armi sono un problema? No. Vi insegnano in qualche modo a usarle nel caso debbano essere usate? Allora, questi sono falsi problemi, è un altro falso problema. Un poliziotto, sapete quante volte si addestra? Non ve lo domandate, perché c'è una divisa blu, per cui è scontato che sappia usare le armi. Vengono a sparare con me, io sono un istruttore di armi, mi piace farlo, e mi chiedono tante volte perché non andiamo, perché sono anni che non ci vanno, perché loro fanno un corso di 3 mesi appena entrati e poi dovrebbero fare un richiamo ogni anno. Ogni anno significa andare a sparare un caricatore al poligono della Polizia di Stato. Non è che, perché non sono tutti NOx, mi sono spiegato, i reparti speciali, noi confondiamo Polizia e Carabinieri con i reparti speciali. No, guardate, vi dico che nei Carabinieri c'è chi fa il caffè, c'è chi taglia i capelli perché fa il barbiere, c'è chi serve a mensa,
Non sono tutti eroi, per carità, sono indispensabili, sono tutti ruoli indispensabili che godono e a cui dobbiamo il massimo rispetto, per carità. Però voglio fare una differenza soltanto dal punto di vista operativo tra quello che serve a mensa e il NOx, che invece andrà sicuramente a bonificare un aereo in preda a qualche dirottatore. Ecco, quelli si addestrano dalla mattina alla sera, il loro lavoro è l'addestramento, tutti gli altri, appena finito di leggere il giornale al mattino e appena preso il caffè, si inizia a fare un lavoro di routine che è uguale per tutti i giorni ed è molto simile, voi non ci crederete, al nostro. Soltanto che i loro tempi sono un pochino più rilassati, perché noi purtroppo per la strada ci stiamo, siamo in divisa, loro magari non si vedono, noi invece siamo sotto le telecamere di ognuno come te, di quelli come te. No, vabbè, ci mancherebbe. Io, quelli come me, io non so di chi parli, ma comunque noi vi diamo la possibilità di parlare e pubblichiamo poi tutto quanto quello che dite. Grazie ancora.